Festival dei Cammini di Francesco, questa seconda edizione, è sicuramente un'esperienza bella di comunità, perché una serie di associazioni guidate da Progetto Valtiberina e dall'Associazione dei Cammini di Francesco hanno portato avanti questa proposta. La collaborazione di tante aziende locali, che ringrazio, creano un evento culturale con una proposta interessante in termini ambientali, in termini di riciclo, in termini di valorizzazione delle nostre grandi ricchezze culturali. Questo cammino che vediamo è un movimento che sta crescendo, che lo vediamo con tante persone che incontriamo con lo zaino in spalla, questi pellegrini, questo particolare viaggiatore che vediamo percorrere le nostre strade e con l'accoglienza del carattere della nostra comunità, crea sicuramente un valore aggiunto. Sì, si rinnova questo appuntamento del festival, che sta diventando un elemento unico, ma che soprattutto deve servire da supporto a tutta la realtà dei cammini, che forse, io dico sempre forse, quindi un punto interrogativo, sta arrivando in fondo. Perché arrivare in fondo significa mettere in condizione chi cammina di avere una fruibilità del percorso, una sicurezza, uno stato di manutenzione corretta. Ecco, e questo intanto però ci consente anche di avvicinarsi a questa realtà del turismo lento, che è fondamentale per lo sviluppo di un territorio rivolto a un turismo sostenibile e a un'economia sostenibile. Ci saranno degli incontri che sono legati proprio a questo fattore di cominciare a pensare a un'economia diversa da quella attuale. D'altra parte, mi pare che 50 anni fa Robert Kennedy diceva che il concetto di PIL è superato, quindi noi ci avevamo messo 50 anni a capirlo. Ora io mi auguro che anche piccole cose come queste servano per aprire una prospettiva diversa dall'attuale. Venerdì 1 giugno avremo l'inaugurazione alle 16 nella sala del Palazzo Vescovile, alla presenza di tutte le autorità, per poi proseguire nel pomeriggio con l'inaugurazione della mostra del Fotoclub, che ci supporterà anche sotto l'aspetto documentario di tutti gli eventi del festival, e le corali curate, quindi uno spettacolo di cori curato dalla Corale Domenico Stella, che quest'anno supporta il festival assieme ad altri cori che vengono da fuori città e che animeranno i vari eventi. Il venerdì sera alle 21 in piazza abbiamo deciso di aprire le serate del festival con una cena spettacolo curata proprio da realtà locali. Di questo voglio ringraziare Donatella Zanchi, perché con il Teatro Popolare Tedamis ha scritto e sta curando tutta la regia di questo spettacolo. Allora le diamo la parola. È un breve racconto che si divide in tre parti. La parte iniziale è dopo, diciamo, le portate della scena, due portate della scena, durano solo 4 minuti, 4 minuti e mezzo gli interventi teatrali, per non tediare, però il tutto si svolge nel contesto proprio della scena. Ho ricostruito una specie di antica osteria con un tavolino con degli avventori che raccontano le varie tappe del passaggio di Francesco nella nostra terra, e supportata questo anche dalle danze delle ragazze del Tedamis, con le quali abbiamo concordato di rappresentare gli elementi: l'aria, l'acqua, la terra, il fuoco e il complesso, diciamo così, stellare. Sabato mattina ci saranno i convegni di tema spirituale, quindi sulla figura di San Francesco e anche su tutto quello che poi è venuto anche dopo San Francesco, mentre al pomeriggio inizierà questo forum civico. Che cosa significa forum civico? Chiediamo ai cittadini di intervenire su delle tematiche particolari. Saranno tre queste tematiche. La prima è sulla valorizzazione turistica della Valtiberina e della nostra valle, la seconda è quella della raccolta dei rifiuti, il terzo è un lancio di un progetto che era partito nel festival e che oggi ha delle caratteristiche diverse, che si chiama Adotta una pianta. Per forum civico noi intendiamo una agorà verde. Agorà perché, vabbè, la prendiamo dalla polis greca, no? Quindi quello che aveva il significato
dell'Agorà, per cui un luogo di dibattito. Sabato sera invece la parte dedicata allo spettacolo, la banda Osiris e Luca Mercalli Non ci sono più le quattro stagioni, e poi domenica saremo tutti a Monte Casale per la camminata che parte da Sansepolcro. Nel pomeriggio ci saranno nuovi eventi anche a Monte Casale, Cognetti, lo scrittore vincitore del premio Strega per le otto montagne, Vasco Brondi con le luci della centrale elettrica, e una intervistatrice d'eccezione che sarà Giovanna Zucconi. Concludiamo in piazza Torre di Berta con lo spettacolo dei semi volanti. Prima però ci dedichiamo alla presentazione di un libro di Cianciullo, Ecologia del desiderio, dopo la quale appunto avremo sempre la fascia del buffet e poi questo spettacolo dei semi volanti al Trimondi Bike Tour. Quest'anno ci è stata offerta la possibilità di accompagnare il festival in tutti e tre i giorni, quindi la sera del venerdì 1 giugno, nel corso del quale il nostro contributo sarà quello appunto del servizio di una cena a tavolo, sono stati elaborati dei menù del pellegrino, quindi è stato fatto da parte dei ragazzi, guidati dai docenti, è stato fatto uno studio filologico per accompagnare i ragazzi alla conoscenza di quelli che erano gli ingredienti di cui potevano disporre le osterie del tempo, e quindi con una accurata scelta degli alimenti da proporre nel corso di queste tre giornate.